Sand Hook. Cosa vuol dire? Beh, fondamentalmente è la frase con cui CM Punk incoraggia Taz a mandare contro di lui anche suo figlio Hook. Ed è una frase che in qualche modo ha generato un buzz incredibile nel mondo del wrestling quando è stata pronunciata dall'idolo di Chicago e che allo stesso tempo, secondo alcuni, ha accelerato anche quello che è stato poi il debutto di Hook all'interno della All Elite Wrestling. Tuttavia, quella frase, appunto, poi che tanto è girata, tanto in qualche modo ha creato clamore intorno alla All Elite Wrestling, in particolare intorno a Hook, bisogna dirlo, perché comunque sia CM Punk ha fatto una cosa che neanche lo stesso ragazzo si aspettava, come dichiarato in un'intervista. Beh, la stessa frase è il titolo anche della Season 3 di Elite GM, il gioco manageriale della All Elite Wrestling disponibile per mobile, che comunque sia è stato la nel corso dell'estate, ma già comunque fino ad adesso ha vissuto diversi cambiamenti e diverse modifiche. Le prime due stagioni, infatti, la prima è stata dedicata a CM Punk con la Season of Punk, ma la seconda, la Elite Season, ha diciamo obbligato appunto lo staff dedicato al gaming della All Elite Wrestling davvero a stare molto molto sul pezzo. Perché? Perché fondamentalmente, così come si è allargato il roster della AEW nella realtà, si è allargato anche il roster all'interno di Elite GM. Sono stati aggiunti nuovi personaggi, uomini e donne che sono arrivati, anche gente che fondamentalmente non è stata propriamente messa sotto contratto allo stesso livello di altri. Per esempio, JD Drake, Cesar Bononi non hanno avuto magari la proverbiale grafica Is All Elite sui social, tuttavia sono stati comunque inseriti all'interno del gioco. Quindi comunque l'AEW ci ha tenuto a essere quanto più inclusiva possibile in questo gioco, a costo magari anche di non avere, come detto, nei video precedenti dedicati a Elite GM, una grafica propriamente di massimo livello per questo gioco, che però fondamentalmente, per quella che è comunque la sua modalità e la sua giocabilità, fondamentalmente non si basa sulla grafica quanto appunto più sulla funzionalità. E la Elite Season, in termini di funzionalità, è stata abbastanza disastrosa. Ho evitato di farci un video apposito sopra, sono tornato adesso a parlare di Elite GM, perché fondamentalmente adesso l'ho reinstallato. Diciamo che la Elite Season mi ha portato, così come magari le, diciamo, versioni precedenti del gioco avevano portato altri a disinstallarlo, beh, la Elite Season ha portato me a disinstallare il gioco, perché davvero era diventato molto molto ingiocabile. Fondamentalmente i progressi non venivano salvati, i cambi di titolo non venivano conservati, quindi diciamo tutta una serie di dinamiche che lo rendevano molto molto instabile, compresi anche i crash del gioco che erano veramente sempre più frequenti. Adesso devo dire che nel mio universe sono arrivato verso la 120ª settimana e va ancora tutto bene, quindi diciamo che appunto ci sono dei netti miglioramenti. Ci sono stati anche dei cambi proprio a livello di impostazione del gioco. Infatti, se prima magari in qualche modo le storie in particolare che si potevano fare erano legate soprattutto a magari stable importanti all'interno dell'AEW, beh, adesso comunque sia ci sono anche delle storie, delle saghe in più che si possono fare, così come è cambiato anche il modo per ottenere i premi speciali all'interno del gioco. Perché infatti ogni season ha anche la possibilità, tramite appunto il giocare, quindi lo sbloccare anche dei punti esperienza, dalla possibilità di avere anche dei premi speciali, che possono essere le gimmick, laddove per gimmick in questo caso si intende l'utilizzo degli oggetti, oppure delle finisher, degli abbigliamenti in particolare, che però prima si potevano utilizzare anche all'interno delle modalità di gioco in generale, mentre invece adesso si possono utilizzare soprattutto, anzi solamente, nella modalità della Endless Mode. E
In questa nuova stagione c'è purtroppo, in un certo senso, un unico modo per ottenere appunto i premi speciali che mette in palio la season, ovvero pagare 9,99 per ottenere il pass della stagione, quando prima, oltre a questo metodo, c'era anche la possibilità di pagare 2000 AW tickets, che è la stessa cifra con la quale potete sbloccare un altro slot per un altro slot di salvataggio per il vostro universe. Beh, adesso diciamo che è rimasta la possibilità di sbloccare uno slot per il vostro universe, però per ottenere i premi l'unico modo appunto è pagare. È stata aggiunta però un'altra cosa molto carina che si può ottenere gratuitamente tramite i tickets da spendere in negozio, ovvero i pay per view. I pay per view infatti sono comunque una componente molto importante all'interno della All Elite Wrestling, diciamo, mi verrebbe da dire anche più rispetto ad altri prodotti, perché comunque sia, non essendo ogni mese, in qualche modo la All Elite concentra davvero il grosso del suo prodotto, tanti match interessanti che in qualche modo in televisione sarebbero trattati diversamente per via delle pause pubblicitarie e tanto altro. I pay per view, così come sono importanti nella realtà effettiva della All Elite, sono importanti anche all'interno del gioco. Innanzitutto si può scegliere anche un tema particolare di un pay per view con cui abbellire il proprio profilo personale. Tuttavia sono delle cose che tornano poi anche all'interno della Endless Mode. Infatti il pay per view è quello che vi può dare un boost anche al vostro roster. Infatti quando arriverete in prossimità di un pay per view, innanzitutto vi verrà segnalato dal gioco, ma poi nella settimana del pay per view dovrete fare attenzione a quello che il gioco vi dirà, perché vi dirà appunto di fare delle cose, vi darà tre missioni, diciamo tre piccole missioni, come può essere magari tenere un determinato atleta fuori dal pay per view, una cosa abbastanza cattiva, devo dire, però è il gioco, quindi decide lui. Oppure per esempio ingaggiare un determinato atleta in quella settimana, che mi raccomando poi sarà fondamentale far combattere, perché altrimenti sennò poi il morale scende, e quello è un altro problema. Comunque ho trattato l'argomento nei video precedenti, quindi magari se volete proprio delle indicazioni pratiche di giocabilità, magari andate a rivedere quei video, oppure se volete ve ne farò uno anche nuovo, come volete voi, l'importante è dircelo. Quindi questo è un momento ideale innanzitutto per mettere like al video, ma anche per andare nei commenti, diteci appunto magari se volete comunque dei video un po' più specifici sul gioco. Però mi raccomando, se giocate fate attenzione a tutte le varie indicazioni del gioco, perché comunque sia sono fondamentali appunto non solo per prenderci la mano, ma anche per ottenere dei buoni risultati, perché per esempio soddisfare le missioni speciali nella settimana del pay per view vi darà la possibilità poi di ottenere anche dei premi speciali, come per esempio la possibilità di dimezzare la fatica del vostro roster, la fatica accumulata dal vostro roster, oppure la possibilità di guarire uno o più atleti dagli infortuni, la possibilità magari anche di ingaggiare gratuitamente un atleta, oppure di non spendere nulla nella settimana successiva al pay per view. Quindi potrete fare trios match, 5 contro 5, six way, potrete fare tutto e non spendere assolutamente niente. Quindi mi raccomando, attenzione a tutte le varie indicazioni del gioco, perché comunque sia saranno appunto fondamentali per arrivare a ottenere dei buoni traguardi. Tanti problemi c'erano nella Elite Season, come detto minuti fa, però per fortuna la maggior parte, anzi la quasi totalità dei problemi è stata risolta. Quindi davvero applauso allo staff, comunque sia videoludico, della All Elite Wrestling, che finalmente ha reso Hangman Page campione del mondo. Io non lo so, abbiamo aspettato anni per vedere Hangman Page con quella cintura. A novembre c'è stato il tripudio, era campione per tutto il mondo tranne in Elite GM, quella perk, anzi quelle due perk, perché appunto i campioni hanno diciamo due stemmi speciali che sono molto importanti all'interno del gioco in termini poi di risultati, di popolarità. C'è appunto lo stemma della Championship perk, così come poi lo stemma che può essere trasmesso da personaggio a personaggio,
personaggio legato alla cintura specifica che vince. Beh, Hangman Page per mesi non ha avuto nessuna di queste due cose. Da novembre fino a gennaio non ha avuto le sue perk, però finalmente con questa nuova stagione Hangman Page è campione del mondo anche per Elite GM. È ancora campione TNT Cody Rhodes ed è una cosa particolarissima, però probabilmente al momento dell'uscita di questo video sarà stato reso campione Sammy Guevara, perché fondamentalmente, diciamo, in ogni stagione comunque sia, quando viene rilasciata una nuova versione del gioco, seguono poi di solito almeno due piccoli aggiornamenti che in qualche modo magari servono a stabilizzare un po' di più alcune modalità e alcune meccaniche. Quindi Cody, ti sei fatto un ultimo giro con il titolo TNT anche in Elite GM, complimenti, ma adesso probabilmente quella cintura verrà comunque passata a Sammy Guevara. Un altro problema appunto che è stato ben risolto è assolutamente quello della stabilità del gioco. Si è prolungato un po' di più il tempo in cui il gioco può rimanere in stand-by, ovviamente essendo molto pesante non è tantissimo, quindi non lo so, se andate a controllare la notifica di Instagram e volete comunque continuare poi a giocare rimanendo sempre in quello che stavate facendo, beh, fondamentalmente dovrete fare comunque sia una toccata e fuga, altrimenti il gioco si riavvierà e non salverà quello che stavate facendo nel momento in cui poi siete usciti da esso. Si è ampliato il roster della All Elite nella realtà, ma si è ampliato appunto anche all'interno di Elite GM, così come si è ampliato anche il catalogo del negozio. Quindi mi raccomando, una volta che poi arrivate ad accumulare un bel po' di AEW tickets, fate un giro nel negozio, perché magari possono esserci delle cose interessanti con cui poi continuare a giocare, come per esempio appunto le gimmick, oppure anche le mosse speciali, che comunque sia a livello grafico aggiungono sicuramente qualcosa di più interessante. Una cosa appunto che è stata ampliata è stata anche un po', come dire, l'efficacia dei segmenti che possono essere inseriti all'interno degli show. C'è da dire che prima, a parte la rissa in backstage che dava un boost di visibilità al match a cui veniva associata, gli altri non avevano una grande efficacia, mentre invece adesso anche per esempio il title match o la firma del contratto messa a un certo punto della rivalità è diventata ancora più efficace poi in termini di risultati. Quindi davvero la All Elite Wrestling si sta impegnando nel settore videoludico, anche perché è l'unico motivo per cui i conti della AEW sono in rosso, perché se Tony Khan non avesse voluto avviare anche un progetto videogiochi, beh, fondamentalmente in questo momento avrebbe delle casse probabilmente floridissime, mentre invece comunque sia è stato voluto avviare questo progetto e appunto lo staff dell'AEW ci sta tenendo davvero a fare le cose per bene, nonostante comunque sia, come è normale, non tutte le ciambelle escono subito col buco e quindi ci sono comunque sia tanti piccoli problemi che poi devono essere risolti. Noi portiamo pazienza, per chi vorrà continuate a giocare, ma mi raccomando, passate nei commenti a dirci cosa ne pensate di questo gioco e delle sue varie modalità. Se volete potete farlo anche all'interno del gruppo Telegram, dove appunto siamo più o meno una sessantina di persone, ci potete accedere tranquillamente tramite il link che trovate sotto in descrizione. Noi vi aspettiamo a braccia aperte, siamo appunto sempre disponibili, sempre pronti a chiacchierare e appunto vi vogliamo davvero carichissimi anche lì. Dal vostro Draco è tutto e ci vediamo a un prossimo video sempre qui su questo canale.